E torniamo a parlare di Bassetti e le sue provocazioni. Perché, no, mi viene già da piangere. Ieri ha pubblicato un video nel quale ha spiegato perché la gente lo odia. Ma io non ce la faccio, sono troppo sensibile. Io subito mi commuovo. Guardiamo assieme. Stavo ripensando all'odio che si è riversato contro di me, contro la mia famiglia in questi 4 anni. Ma perché la gente mi odia? O perché la gente mi ha odiato e qualcuno mi continua a odiare? Perché io sono una persona solida, perché ho successo, per cui in Italia ti perdonano tutto ma non ti perdonano il successo. Mentre negli Stati Uniti, se uno ha successo, la gente cerca di emularlo, da noi cerca di distruggerlo. Allora dicono che uno è un raccomandato, che uno ha avuto degli appoggi politici, che uno è un mafioso. Questa è l'Italia, purtroppo. Ma io sono solido e sono ancora qui, e voglio dire a tutti quelli che mi odiano che io sono tutto quello che loro non saranno mai, e quindi continuate pure a odiarmi, io continuerò orgoglioso a continuare il mio lavoro. Avete capito cosa ha detto? Lui continuerà a continuare. Non si dice Mr. Bassetti continuerò a continuare. No, io continuerò e basta. Oh Mimar, ma devi fare tutto il video con sta voce da scemo? Ah, scusate, è che mi ero commosso, ma adesso torno in me. Bene, Mr. Bassetti ci sta dicendo che lui è stato odiato o viene odiato perché ha riscosso un grande successo, è diventato famoso. E in Italia è così, se diventi famoso la gente è subito invidiosa, non è come in America che ti vuole emulare, invece qua no, sono tutti invidiosi, poi ti trattano male, ti odiano. E Mr. Bassetti, io non mi permetterei mai di mettermi al suo livello, però un pochettino, sono famoso anch'io. Però io nei commenti non leggo tutto quest'odio nei miei confronti, eh. Non sarà forse che? Forse cosa? Ma no, mi viene in mente, per esempio, che il 25 luglio 2021 lui disse: i Novax sono un'organizzazione criminale, chi è contro i vaccini e contro lo Stato. Paragonava coloro che avevano rifiutato la pozione ai mafiosi. 24 agosto 2021, terribile malattia, l'ira di Bassetti, vaccinare con le buone o con le cattive? Ma lui non ha mai fatto niente. Ma sì, con le cattive, ma può essere tante cose, con le cattive, mica deve essere per forza. Oh, cattive? Mima, allora, cattivo deriva dal latino captivus, che vuol dire prigioniero. Eh sì, lo so, ma poi nel Medioevo è diventato captivus diaboli, cioè prigioniero del diavolo. Quindi uno che è prigioniero del diavolo è buono o cattivo? Ah, poi caduto diaboli è rimasto solo captivus, cattivo. Oh Mimar, ma ci sai a pacchi te? Dai, qualcosina la so. 18 dicembre 2021. Vaccini, la proposta di Bassetti. Obbligo vaccinale per gli over 40. Voleva l'obbligo per gli over 40 a dicembre del 21. Non c'era ancora quello per gli over 50. È arrivato una ventina di giorni dopo. E sentite qua, il grande luminare. Variante Omicron, Bassetti, con 3 dosi di vaccino possiamo stare tranquilli. È arrivato il momento di parlare di obbligo vaccinale per gli over 40. Ma come tranquilli? Adesso sono alla settima. Mimar, allora, vedi, è colpa vostra perché lo odiate e non lo fate parlare, lo interrompete. Adesso, scoop del salotto di Mimar. La frase continuava: con 3 dosi di vaccino possiamo stare tranquilli che ne farete altre. Solo che lui è stato interrotto, altrimenti l'avrebbe detto. Lui ci ha fracassato i cosiddetti con la sostanza. Poi dopo se n'è venuto fuori parlando di aspirina col tweet dell'11 agosto 2022. Curo la terribile malattia con l'aspirina da aprile del 2020. Questo studio dimostra che usare l'aspirina come antinfiammatorio riduce la mortalità senza aumentare il rischio di sanguinamenti. Viva l'aspirina! Hanno rotto con la sostanza e poi lui ha sempre curato con l'aspirina, perché noi eravamo chiusi da un mese, no? Aprile 2020 eravamo chiusi in casa da un mese e lui curava con l'aspirina.
Quindi ha capito, Mr. Bassetti? Magari si faccia un esamino di coscienza. Io lo faccio. Se vedo negli altri una reazione nei miei confronti che non mi convince, comincio a dire cosa ho combinato, cosa ho fatto, cosa sto facendo. Non scarico tutto sugli altri. Noi siamo responsabili delle nostre azioni e ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Visto che lei è in una fase riflessiva, le aggiungo un ulteriore spunto di riflessione. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.